Sto bene per me invece. Maestro, cosa ha messo qua? Il limone? Per adesso solo il limone e il zucchero. Limone e zucchero? Adesso mettiamo l'acqua. Poi l'acqua? Ora ti regalo una staffa, dove metti sia macchina che macchina fatta. Una staffa tu me la regali, dove mettermi io direttamente, non devo portare una camminata. Sagarapigna del Ciutano. Come? Sagarapigna del Ciutano. La carapigna di zio Sebastiano. La carapigna di zio Sebastiano. Tano, non significa. A lui sì. La carapigna di zio Sebastiano. Uno e l'altro. Il torrone, sempre di zio, di Tesi. Era il soprannome di mio padre. Il torrone a fare. Il torrone deve fare. No, questa manifestazione è solo la carapigna. Il torrone lo facciamo quando andiamo a Cremona. Oh, Sebbe! I gamberoni me li hai portati, no? Ma poi ti puoi attaccare, ma quando sei venuta? No, è preparato, ma per me. Solo limone. Quindi scusi, una volta che è stato messo il limone, l'acqua e lo zucchero, poi si versa qui col ghiaccio e si... Il ghiaccio è fuori? Sì. Magia inizia a... Sì. Ok? Questo è proprio un procedimento tipicamente sardo? No. Questo è il modo in cui il modo proprio storico. Dai quel libro lì. Francesco Agliata? Sì. Siciliano? Sì. Allora? Ok. Era solo diverso la forma della... Ho capito. Che era uno dei... posso dire... c'era il monopolio della neve. Ah. C'erano due, uno era il principe Agliata, l'altro era il vescovo, non mi ricordo di dove. Lo possiamo anche vedere. Comunque erano i signori della neve, quelli che detenevano il monopolio. Ho capito. E avevano anche questi strumenti perché per loro, per i nobili, facevano... Questo. Era un prodotto per ricchi. Sì. Quindi non è sarda. Ho capito. Anzi, Sardini è arrivato dopo che è arrivato in Sicilia. Dopo. Sì. Almeno 100 anni dopo. 100 anni addirittura. E qui è arrivato con gli arabi, da noi è arrivato con gli spagnoli. Come tocca la parete si ghiaccia istantaneamente. Sì. Capite come tocca la parete nel ghiaccio si ghiaccia. E poi fa la... Vedi?
Vedi? Sì, sì. Appena tocca la parete ghiacciata, poi da là, giù. E riesce a ghiacciarla tutta. Io ci provo. Sì, che un bel lavoro. Poi non è detto che ci riesca. Vabbè, però se non è una quantità, diciamo, più... Sono tutti scettici e sembra impossibile che possa riuscire. Spettacolare veramente. L'altra tasca, guarda, solo una tasca, guardate. Dopo quando prendiamo la borsa del computer ce n'è un bassetto. Cioè, una penna? Sì. Ecco qua. Maiuscolo, però perfetto, sì. Questa non c'è, questa no, l'altra, questa sì, ok, però la, va bene, così la mando lì, la mando lì. Grazie, grazie, grazie a te. È stancante comunque, vero? È molto stancante, no? Se usi la tecnica giusta, no. Allora io non, vedi, io non faccio così, io tengo appoggiato qui, non si muove niente, sì. Muovo solo il polso, solo il polso, non mi stanco, no, perché altrimenti se uno non sa alla fine da fuori immagina, vai di esperienze, no, ma ti stanchi subito se non fai, certo. Poi vedi, io non sto a girare un colpetto e poi gira da sola, vedi? Sì. Sempre di polso. Sì.
a sentire Angelo, ce la fai? Barbara, ce la fai a sentire Angelo? Se devono passare o no? Tu chiedili, ha detto Graziano, se dovete passare o no. Henry, butta via quella cartaccia che c'è lì. C'è zucchero dentro. Eh? Ciao, Sofia. No, buttano via quella, si è mangiato. Brava. Beh, l'hai visto tutto adesso, eh? Quella in legno? Guarda che fa? Adesso la rendiamo più sottile. Sì. Più omogenea, soffice come la neve adesso diventa. Bellina, eh? Una foto? Guarda, Orazio! Thank you.
E come dice che tu fai in ovini, questo giravo con le mani così. Un ghiaccio usavo, ma usava la materia di ghiaccio. No, no, non puoi dire. No, no, no. Se la fai in frigorifero io qua. Solo che non è riuscita in frigorifero. Perché è prendendo così. Una volta il frigorifero lo mangiere. Sarebbe? E da le mole? Le mole? Bene. Ciao Luisa, come stai? Tutto bene, grazie. Che aspetta? Guarda, la faccia c'è. Eccola. Perfetto, guarda, che bellissimo. Gerardo! Henry, siete pronti ad andare? Pensate per che cosa? Buonasera, per mantenere la temperatura? No? Per sciogliere il ghiaccio? E mi deve scusare, io devo chiudere.
Madonna. Che modo è? C'è questa magia. Magia in corso Umberto. A fare loro così andrebbe anche meglio, non posso muovere, va bene? No, guarda. Ma poi riesco ad avere qualcosa io. Cosa, scusi? Qualcosa di quello che lei sta facendo posso averlo anch'io? Sì, certo. Ora, se lo vuole dopo le do. Ok, va bene. Lo scherzo, e allora anche quello, certo, quello prima di me. Questo lo sto vedendo il filmato? Sì. Allora, hai il fotografia che la offro io? Mano. Sì. Bello. Allora, due fotografi, ci facciamo quella fotografia assieme? Certo, per forza. Grazie. Gerardo. Gerardo. Com'è, Francesco? Buono? Mi sembra la mangiare, senza latte. Grazie. Come Mike? Siamo qua. Vedi, sei venuto a vedere le foto? Certo, ora cambiamo il contatto, io non posso andare a parlare. Me la buonissima. Da qua. Fatti un video a lui mentre parla con cucchiaio in bocca. Dato, ma io il video è mio. Mi posso muovere. Io non lo so spiegare. Michele non lo sa spiegare. Francesco, com'è? Spiegare. Buona? Allora, quando uno pensa alla crema di limone, la pensa sempre troppo agra e troppo aspra. È uno spettacolo. Mangiare